Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Vedo molti amici, ma anche tantissime facce nuove, quindi è bello anche incontrare persone che non si erano mai viste. Dai, significa che sull'argomento c'è molto interesse. Allora, niente, questo sono io, è giusto per dirvi chi è che sta parlando. E lavoro per Kinsta. Abbiamo fatto recentemente molte attività legate ai blocchi di Gutenberg e quindi ho pensato di condividere con la community, nei tempi ovviamente ristretti di un talk, quello che si poteva condividere, cioè quantomeno come iniziare a sviluppare blocchi per Gutenberg. Questo perché, da dove nasce l'idea, così capite anche la logica dello speech. Quando ci si avvicina per la prima volta a Gutenberg, effettivamente si può essere un po' intimoriti, perché dietro ci sono tante tecnologie, React e JavaScript ovviamente, ma Node.js e tanto tanto altro. E la prima impressione che si potrebbe avere è: ma adesso devo sapere tutte queste cose per incominciare a sviluppare blocchi per Gutenberg? Se uno non viene guidato, allora alla fine può pensare anche che cioè essere un po' un attimino scoraggiato, può sembrare un'impresa, quando poi alla fine non lo è. Per esempio Node.js, ecco, Node.js è una tecnologia indispensabile per sviluppare blocchi per Gutenberg, ma è necessario conoscere Node.js in modo approfondito per sviluppare blocchi Gutenberg? Assolutamente no. Noi vedremo che per iniziare abbiamo bisogno di 4-5 comandi, quindi non è necessario essere degli esperti, degli sviluppatori, diciamo con anni di competenza e di esperienza per sviluppare blocchi Gutenberg. Basta avere le basi. Ecco, questo piccolo breve corso speech, vorrei provare a dare a tutti voi le basi. Ecco, non va. Va? Forse sono troppo lontano? Niente. Facciamo così. Andiamo a mano. Allora, vediamo un attimino, prima di tutto, che cos'è Gutenberg. Allora, se usate WordPress per mestiere, adesso lo sapete che cos'è Gutenberg, è il nuovo editor. Ma da un punto di vista tecnico, in realtà, che cos'è? È un'applicazione a singola pagina sviluppata con React. Quindi tecnicamente è questo Gutenberg, un'applicazione che funziona, lavora all'interno di WordPress. Quindi non va a sostituire un qualcosa, non va a sostituire tutto il codice PHP o quello che noi chiamiamo core. È un'applicazione che funziona al suo interno e infatti, come sapete, potete anche disabilitarlo e tornare al vecchio editor classico. Quindi è un'applicazione a singola pagina che lavora dentro WordPress. Ok? E quindi tanto non entriamo nel funzionamento, perché lo conoscete sicuramente benissimo. Questo per dare una prima definizione. Allora, detto questo, dando una definizione di Gutenberg, allora facciamo un passo avanti. Cosa sono i blocchi? Sono dei mattoncini Lego che noi utilizziamo per costruire il nostro castello. Tecnicamente sono unità di markup, quindi codice che viene eseguito e si genera. Quindi WordPress genera, in base al codice che gli viene fornito, quelli che sono gli elementi che costituiscono la singola pagina o anche l'intero sito. Sapete che adesso con il site editor avete a disposizione menu di navigazione, avete a disposizione tutti gli elementi che non costituiscono una singola pagina, quindi gli elementi del contenuto, ma gli elementi dell'intero sito. Quindi noi non abbiamo più un page builder, abbiamo un site builder, quindi Gutenberg ha fatto ormai il passo. E quindi, ma dal punto di vista sempre dello sviluppatore, di cosa stiamo parlando in questo caso? Se Gutenberg è un'applicazione a singola pagina, i blocchi sono invece componenti di React. Adesso, se andiamo un attimino avanti, che cosa sono i componenti di React? Quindi di che cosa stiamo parlando?
Non dovete ovviamente diventare dei guru di React per incominciare a sviluppare blocchi, però sapere che cos'è è importante. Sono blocchi di codice indipendenti e riutilizzabili. Quindi Gutenberg vi fornisce una libreria di componenti che è qualcosa di spaventoso. Un componente può essere un pulsante, può essere un blocco paragrafo, può essere un componente rich text, può essere una barra di strumenti. Tutto viene organizzato in componenti all'interno di Gutenberg. Quindi, quando voi andate a costruire, a creare il vostro blocco, create un nuovo blocco assemblando dei componenti. Potete creare componenti vostri oppure utilizzare componenti già esistenti nel core. Quindi potete creare le strutture più pazzesche senza dovervi inventare chissà cosa, ma utilizzando le centinaia di componenti che WordPress mette a disposizione nel core di Gutenberg. Allora, quindi hanno lo stesso scopo delle funzioni JavaScript, i componenti di React, ma lavorano in modo isolato e quindi restituiscono codice HTML. Un esempio, ricordate i widget, no? Ecco, i componenti fanno la stessa cosa, però a un livello, diciamo così, diverso rispetto ai widget. Il widget genera direttamente via PHP quello che è il codice HTML che viene visualizzato in un determinato posto della pagina. Qui invece lavoriamo a un livello diverso, che è il livello di React. Adesso, che aspetto ha il codice di un componente? Eccolo qua. Questo è un componente che genera un elemento P, un paragrafo. Ok? Quindi quando voi andate a creare, adesso vedremo come, il vostro blocco Gutenberg, non farete altro che andare a creare un qualcosa del genere, quindi con questo markup, che viene generato attraverso codice JSX, JavaScript Extended, che è un ibrido, una via di mezzo, diciamo così, tra JavaScript e HTML. E ha una caratteristica in particolare, la semplicità. Perché vedrete che non bisognerà essere dei programmatori JavaScript avanzati per creare un markup che è leggermente più complesso dell'HTML, ma una volta capito come funziona, si va con un filo di gas, come si suol dire. Allora, il codice è generato da un blocco. Allora, qual è l'output di questo blocco? Per vedere l'output di un blocco, voi basta che passate dalla modalità del visual editor alla modalità del code editor. E quindi cosa vi trovate? Vi trovate del codice HTML, ma una cosa molto molto importante pure. Quel commento lassù, che tra l'altro viene anche a concludere il nostro blocco di codice. Ecco, allora, quel commento si chiama delimitatore del blocco, block delimiter. Delimita il blocco. Allora, cosa succede? Il core di WordPress interpreta quel delimiter e tratta il blocco in base alle informazioni che gli stiamo passando. Vedremo come si generano queste informazioni. Allora, e quindi cosa gli può dire un block delimiter che si chiama YP image? È che stiamo aprendo un'immagine, è semplicissimo. E poi ci sono una serie di proprietà, un piccolo oggetto, JSON, con delle proprietà, con l'ID dell'immagine, size slug, large, quindi è intuitivo, link destination, none. Ora non stiamo a entrare nel merito di questo blocco, però capite bene che tipo di informazioni vengono passate dal block delimiter a WordPress. Così WordPress interpreta e genera il codice corrispondente. È questo che voi, quando sviluppate un blocco, andate a creare. Ok? Quindi già avete un'idea dell'output. Allora, ed eccoci qua. Quindi questa premessa solo per dirci che cos'è
Gutenberg, cosa sono i blocchi e cosa sono i componenti. Allora, adesso ci mettiamo direttamente al lavoro. Cosa ci serve per sviluppare blocchi? Come ho detto, non ci serve assolutamente essere sviluppatori professionisti. Basta avere un po' di dimestichezza con, ovviamente, HTML, CSS e JavaScript, un minimo. Ma una volta che noi abbiamo le competenze per partire, possiamo tranquillamente cominciare a sviluppare i nostri blocchi. Cosa ci serve però? Gli attrezzi del lavoro sono, prima di tutto, Node.js. Ricordate, non dovete essere esperti di Node.js, dovete solo saperlo installare, che è una cosa semplicissima. Avete bisogno di un ambiente di sviluppo, un ambiente server locale, potete usare quello che preferite, poi se volete possiamo parlare insieme in separata sede di quelli che sono più semplici e veloci, ma potete usare quello che siete già abituati a usare. Poi è l'installazione del plugin iniziale. Un plugin iniziale che cos'è? È un plugin funzionante, vedrete, che viene messo a disposizione dalla community di sviluppatori di WordPress, che vi dà già tutto quello che vi serve in termini di componenti, in termini di moduli, in termini di struttura del plugin. In inglese si dice block scaffolding, cioè l'impalcatura del plugin. Quindi voi non dovete creare file, non dovete fare assolutamente niente di tutto questo lavoro preparatorio, perché ce l'avete già, avete un template pronto e dovete soltanto andare a modificare alcuni file per creare il vostro primo blocco Gutenberg. Quindi, se andiamo avanti, allora questi sono, diciamo così, gli strumenti che ci serviranno. Allora, abbiamo detto Node.js, NPM, lì vi ho messo la schermata solo come riferimento perché c'è tutta la documentazione. La schermata, in questo caso, dell'ambiente locale ho messo DevKinsta, e poi la pagina dove andate a trovare tutta la documentazione sul tool di sviluppo CreateBlock. È questo che userete nel vostro lavoro di sviluppo. Allora, il primo passo, poi non ne parleremo più, prometto, è Node.js. È un runtime JavaScript costruito sul motore JavaScript V8 di Chrome. È un motore JavaScript che serve praticamente a far funzionare JavaScript al di fuori del browser. Perché noi sappiamo che per vedere che cosa succede, per sviluppare applicazioni in JavaScript, anche piccoli script, normalmente ci vuole un browser. E invece con Node.js no, perché Node.js è un ambiente che emula, diciamo così, quello che è il funzionamento del browser per eseguire il codice JavaScript. Ed è questo che ci serve. E poi NPM, che comunque viene fornito insieme a Node.js, quindi non è un qualcosa in più che dobbiamo installare, ma è qualcosa che utilizzeremo. È conosciuto come il gestore di pacchetti di Node. Quindi quando dobbiamo aggiungere alla nostra installazione dei moduli, dei pacchetti che non sono compresi nel pacchetto standard iniziale, allora dovremo utilizzare questi comandi. Allora, fino adesso io vado avanti perché fino ad ora non abbiamo detto niente di particolare, stiamo ancora introducendo, quindi non abbiamo affrontato niente di specifico, quindi io continuo così. L'ambiente di sviluppo, qui possiamo andare anche abbastanza veloce, nel senso che ognuno sceglie quello che preferisce, quello che gli è più comodo. Se non sapete da quale partire, potete provarli tutti. Personalmente non vi consiglierei di partire dall'ultimo WPM, perché anche se è quello messo a disposizione dalla community di sviluppatori, quindi è quello strumento ufficiale al momento, aveva avuto un po' di c'è stato un po' di discussione, perché anche quello si basa su Docker, come sapete Docker adesso non è più gratuito e quindi c'era un po' di frizione per l'utilizzo di Docker. Però i precedenti tranquillamente mi sento di consigliarli tutti. WPM forse è un po' più complesso per chi ha le prime armi. Allora, se utilizzate DevKinsta, io l'ho inserita la slide, no, prima di tutto perché lavoro per Kinsta, ma anche perché se utilizzate DevKinsta, voi con un click avete creato
un'installazione di WordPress locale, quindi non dovete andare ad aggiornare la password del database, non dovete andare a creare manualmente il database se utilizzate XAMPP, eccetera, eccetera. Ma fa tutto lui e ha anche una serie di opzioni aggiuntive. Se volete provarlo, poi magari mi darete un feedback. E poi, ecco, stiamo arrivando, diciamo, al dunque. Allora, adesso, dopo che avete installato Node.js, dopo che avete installato il vostro ambiente di sviluppo locale, ecco che incominciamo a fare le cose sul serio. Allora, dovete dotarvi di questo plugin di sviluppo. Per dotarvi del plugin di sviluppo avete bisogno di un comando e quindi, avendo installato tutto, basta che vi recate nella directory dei plugin della vostra installazione locale di WordPress ed eseguite questo comando npx /wordpress/createblock. Questo è il comando, ok? Quello che viene dopo è il nome del vostro plugin, se volete darglielo, perché voi avete due modalità di installazione del plugin. Una modalità di installazione automatica, scegliete il nome, fa tutto lui, oppure una modalità di installazione manuale, dove voi dovete andare a inserire tutte le informazioni che la procedura di installazione vi richiede. Quindi dovrete inserire il nome del plugin, la descrizione e tutta una serie di altri dati. Adesso non ricordo se ho una slide su questo, ma comunque è molto molto semplice, basta rispondere alle domande che vi vengono proposte in fase di installazione. Andiamo avanti. Parte questa installazione. Gira. Dopo qualche secondo vi viene fuori questa schermata. E in questa schermata voi leggete delle informazioni molto interessanti. Allora, prima di tutto vi dice quali comandi avete a disposizione. Ora, se voi incominciate a fare le cose sul serio, questi comandi li utilizzerete tutti. Ma noi stiamo parlando del nostro primo blocco, quindi voi, alla vostra prima esperienza, utilizzerete due comandi. npm start, ma no, non ancora, npm run build, che qui non vedo, non ce lo fa vedere forse più sopra, e che invece, allora, npm start ci fa avviare il nostro ambiente di sviluppo. E che cosa fa? Questo comando avvia quello che viene definito un watcher, cioè un'applicazione che gira in background, che intercetta tutte le modifiche che noi facciamo ai file e ce le fa vedere in tempo reale sul sito. Ricordate che stiamo lavorando lato server, quindi le modifiche non sarebbero immediatamente visibili senza questo comando. E poi ce n'è un altro che si chiama npm run build, che invece dai file di sviluppo genera i file di produzione, che saranno poi quelli che noi utilizzeremo per distribuire il nostro plugin. Andiamo avanti. Allora, abbiamo detto prima abbiamo inserito il nome del blocco, adesso non lo inseriamo. E quindi che cosa succede? Ci vengono fatte tutte quelle domande di cui stavo parlando. Eccole qua, l'ho messa dentro la slide. Allora, prima di tutto ci chiede che tipo di template vuoi per questo plugin, statico o dinamico? Ecco, allora la prima differenza che va fatta è che, precisazione più che differenza, che noi stiamo ragionando su blocchi statici, cioè quello che voi inserite nell'editor lo vedete poi nel sito, nella pagina frontale. Se stesse creando invece un blocco dinamico, allora il contenuto di quel blocco viene generato dinamicamente interrogando il database, che quella è un'altra storia che non tratteremo oggi. Noi oggi stiamo partendo dal primo blocco, per forza di cose sarà un blocco statico, ok? Però è la prima informazione da inserire. Poi il block slug, the internal namespace, e poi eccetera eccetera, tutte le informazioni. Molto importante per esempio la categoria, perché queste informazioni rendono recuperabile il vostro blocco dalla repository nel momento in cui desiderate pubblicarlo, lo mettete online nella directory dei plugin, e questo consente agli utenti di trovarlo.
E poi tutta una serie di altre informazioni, per esempio il nome dell'autore del plugin, eccetera, eccetera. Vi viene generato automaticamente anche il file PHP del plugin, se avete un po' di esperienza con lo sviluppo di plugin, no? Sapete che c'è quell'intestazione dove dovete andare a mettere tutti quei dati. Ecco, vi vengono chiesti in fase di generazione del template. Andiamo avanti. E viene fuori la stessa identica cosa. Eccolo qua. Ancora, questo l'abbiamo già visto. Allora, una volta che abbiamo concluso con tutto questo lavoro preparatorio, ancora non abbiamo incominciato a programmare, però capite bene che quello è un lavoro che, fatto la prima volta, poi diventa un automatismo assoluto e non ci metterete meno di un attimo a rifarlo. Ed ecco che appare nella directory, nella schermata dei plugin dell'installazione. My first block. Eccolo lì. Ok, ce l'avete. Adesso cosa dovete fare? Ovviamente, se ci state lavorando sopra, dovete attivarlo. Andiamo. E poi che cosa succede? Eccolo qua. E lo troviamo direttamente nell'elenco dei blocchi, nel block inserter. Quindi, tutto quello che serve per mettere a disposizione il blocco all'interno dell'installazione di WordPress, abbiamo fatto tutto. Quanto ci abbiamo messo? 10 minuti. Quindi il lavoro preparatorio, una volta conosciuti e acquisiti questi strumenti, non è quel lavoro mostruoso che ci si immagina quando la prima volta che sono andato lì ho detto voglio imparare a fare i blocchi, perché io lavoravo con WordPress in PHP e non è possibile che tutto quello che so non serve più a niente adesso. Allora ho detto io devo vedere, mi sono venute le vertigini, perché Node.js, React e tutta una serie di tecnologie che non vi ho nemmeno nominato, Babel, JS Lint, quindi tutte quelle competenze di back-end developer che personalmente non avevo, mi hanno scoraggiato, però ho detto devo andare avanti e mi sono reso conto che quello che serve è una minima parte di queste competenze, quelle per partire. Quindi 10 minuti, voi avete il vostro block scaffolding pronto su cui lavorare e avete il vostro plugin e il vostro blocco all'interno dell'installazione. Possiamo andare. Passo successivo. Andiamo a dare un'occhiata alla directory, al folder dove trovate il plugin. Ecco, e qui è importante che voi ci perdiate un po' di tempo, perché capite quali sono i file dove dovete lavorare, quali sono i file che vengono prodotti quando andate a eseguire la build e dove trovate poi i moduli. E quindi la build sono la cartella build e la cartella che ospita i file di produzione, cioè quella che andate a generare quando avete finito il vostro lavoro di sviluppo. Ok? Poi abbiamo un bel file PHP, perché come dicevo è sempre un plugin, quindi il plugin funziona sempre allo stesso modo in WordPress. WordPress riconosce il plugin perché c'è quel file PHP con le informazioni dentro per farlo funzionare. Poi abbiamo ancora Node Modules, che è una cartella con le centinaia, non so quante centinaia di moduli ci sono, che voi utilizzerete senza dovervi preoccupare di installare alcunché, oltre quello che avete visto. E poi abbiamo altri file importanti, package log, package JSON, readme, va bene, e poi la cartella dove passerete il 99% del vostro tempo nel lavoro di sviluppo, la cartella source, ossia dove c'è il codice, dove ci sono gli script che voi andate a creare, modificare, eccetera, eccetera, per creare il vostro blocco. Allora, il file PHP del plugin registra il blocco sul server. Allora, ho fatto una schermata da Visual Studio Code. Adesso non so quanti di voi lo usano, però per questo tipo di lavoro io l'ho trovato molto, molto comodo. È un software davvero che vale la pena provare. Allora, qui avete il pacchetto che avete visto prima, ce lo avete ovviamente all'interno di Visual Studio Code. Questo è il file PHP.
Vedete, allora, chi ha esperienza di sviluppo di plugin sa che cosa significano quelle informazioni racchiuse nell'intestazione commentata. Plugin name, description, requires at least, requires PHP, eccetera, eccetera. Sono quelle informazioni che voi avete inserito in fase di installazione se avete scelto l'installazione manuale e non quella automatica. Potete modificare in qualsiasi momento quelle informazioni andando a modificare direttamente il file PHP. E qui vedete una funzione che viene inserita automaticamente, viene generata automaticamente da quel tool che abbiamo detto si chiama Create Block. E qui vedete My First Block, che sarebbe il nome del vostro blocco, ripetuto due volte, perché in questo caso, perché la prima parte sarebbe lo slug del plugin, la seconda lo slug del blocco, che viene poi rielaborato. Init, ok. Register block type. Questa funzione PHP, fate attenzione, PHP, perché ci sarà una corrispondente funzione JavaScript in un altro file. Questa funzione PHP registra il blocco sul server. Come sapete, PHP è un linguaggio server-side e quindi WordPress ha bisogno, comunque, ha sempre le sue regole lato server e questa regola, ovviamente, è la prevede in questo caso la registrazione del blocco sul server. E basta. Questo voi non lo dovete inserire e se il vostro è un blocco semplice e statico, questo file non lo aprirete nemmeno, ok? Però dovete sapere che c'è, perché se andate poi a sviluppare blocchi più complessi o blocchi dinamici, dovrete intervenire anche sul file PHP. Possiamo andare avanti. Il file package JSON, invece, definisce proprietà e script utilizzati nel progetto. Anche in questo caso, all'inizio, non dovrete nemmeno aprirlo. Però è importante che voi sappiate quali sono i comandi che voi utilizzate anche all'interno poi del terminale. E quindi vedete wp scripts build. Vi ho detto prima che avete anche un comando che è npm run build, che corrisponde a uno script. Wp scripts start, npm run start o anche npm start, e quindi li trovate qui. Ma voi in questa fase iniziale non interverrete su questo file, però è giusto che sappiate che quando le cose si fanno più complesse, create prodotti sempre più avanzati, dovrete anche conoscere questo file. Possiamo andare? E questo è probabilmente, no, non posso dire che è il più importante, perché ci sono almeno 3 o 4 file che hanno pari importanza. Questo è uno di quelli, il file block.json. È il file che contiene i metadati del blocco. I metadati sono tutte quelle informazioni che consentono a WordPress di capire come funziona il vostro blocco e farlo funzionare. Tutte queste proprietà, come vedete, hanno un significato abbastanza chiaro, si capisce benissimo, no? Potete per esempio impostare un'icona, la descrizione, eccetera, eccetera, ma questo file è compilato in base alle informazioni che voi avete inserito all'inizio in fase di configurazione, quando avete eseguito create block, ok? Quindi qui, anche in questo caso, una gran parte di questo file non dovrete più toccarla. Quello che toccherete e lavorerete molto, invece, sono gli attributi. È qui che si svilupperà tutto il vostro lavoro di sviluppo, ovviamente quando siete ai primi blocchi. Gli attributi sono fondamentali e sono quei valori che avete visto anche nel block delimiter. Ricordate all'inizio? Da dove li prende WordPress quei dati? Ecco, li prende dagli attributi che noi andiamo a registrare nel file block.json. Ok? Possiamo andare. Allora, e quindi che cosa? Giusto per darvi un'idea. Allora, prima di tutto, allora, io ho fatto un esempio basato su un paragrafo di testo, perché era l'esempio più semplice, più immediato che mi veniva. Cosa ci serve sapere di un paragrafo di testo? Informazioni basilari, no? Un paragrafo di testo inserito in un blocco. Prima di tutto, qual è il contenuto? Cosa c'è scritto in questo paragrafo?
e quindi abbiamo un attributo content, ok? E poi lo vogliamo allineare a destra, a sinistra, al centro, e quindi perché non mettere un altro attributo align? Ok? Allora, ci vogliamo mettere dentro un link? E allora, che cosa facciamo? Mettiamoci dentro anche un link. Allora, ogni attributo ha una serie di proprietà. Prima di tutto type, cioè che tipo di attributo è, che cosa ci sta dando questo attributo. Può essere un array, può essere una stringa, può essere un numero, quindi il tipo di dato che noi stiamo andando a memorizzare. Source, cioè da dove lo devo prendere il valore di questo attributo? Cioè, non io, ma WordPress. Dove deve andare a prendere il valore di questo attributo? Allora, è il selettore, il valore dell'attributo. Source sarebbe praticamente l'origine, e quindi children, perché è contenuto. Selector, invece, è P, in questo caso, perché è all'interno di un paragrafo. Ok? Quindi WordPress sa che il contenuto della proprietà content è all'interno di un paragrafo. Chiaro? E negli altri casi abbiamo un valore di default predefinito che nel caso del paragrafo non abbiamo messo. Devo velocizzare, andiamo veloce. Allora, il file index.js, mi dispiace, purtroppo le cose sono tante. Allora, nel file index.js noi invece andiamo a linkare due altri file, che sono il file edit.js e il file save. Entrambi sono script contenuti all'interno della cartella source. Il file edit è il file dove lavorerete per la maggior parte del tempo. In questo file voi andate a creare il codice JSX che vi servirà per generare l'output del blocco. Come vedete, quello è un paragrafo. Adesso non entro nel merito di tutto, però use block props è indispensabile e bisogna mettercelo sempre. Poi magari approfondiremo. E quello è il contenuto iniziale del blocco. Ok? My block, hello from the editor. Andiamo avanti. Questo è quasi uguale. Allora, quello che avete visto lì, edit.js, è il blocco che viene visualizzato all'interno dell'editor in modalità editing. Save.js è quello che viene invece salvato quando fate clic sul pulsante salva. Ok? E che verrà visualizzato poi sul front-end del sito. Perché le due cose possono essere diverse. Potete avere, per esempio, una scheda particolare all'interno dell'editor e visualizzare un qualcosa di diverso nel front-end. Quindi per questo avete due file. Allora, qui ripercorro i passaggi precedenti con un esempio concreto, però possiamo andare avanti perché alla fine, diciamo, vai, allora, npm start. Allora, quando iniziate a lavorare, la prima cosa che dovete fare, dopo che avete installato il vostro lavoro, è andare nel terminale e avviare l'ambiente di sviluppo. Ok? E quindi questo è il comando npm start. Il comando npm run build è quello invece che vi fa generare i file conclusivi. E queste sono le fasi che voi seguite quando andate a sviluppare blocchi Gutenberg. Sono 5 fasi e se le seguite pedissequamente non potete sbagliare. Prima di tutto importate i componenti necessari da un pacchetto WordPress. Adesso vediamo velocemente. Quanto manca? Ci siamo già. Includere gli elementi corrispondenti nel codice JSX, definire gli attributi necessari nel file block JSON, definire gli event handler e salvare i dati. Allora, andiamo avanti, facciamo velocissimo. Allora, nel vostro file edit.js, ma come anche nel file save.js e nel file index, quando utilizzate un componente WordPress, voi lo dovete importare prima all'interno del vostro ambiente di sviluppo. In questo caso noi volevamo sostituire il paragrafo statico P con un ambiente, un paragrafo dal testo editabile, il rich text, quello che voi fate quando scrivete nell'editor di WordPress. Andiamo avanti.
Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostituito quell'elemento P che avevate visto in precedenza con che cosa? Con un rich text caratterizzato da che cosa? Da una serie di attributi e in particolare dal valore, attributo value uguale attributes content che noi avevamo definito nel block JSON, ricordate? Quindi questo rich text prenderà quel valore lì. Se andiamo avanti, vi faccio vedere come viene aggiornato il rich text. Vai. Siamo tornati lì, ancora avanti. Eccolo qua. Con una event handler che praticamente on change content, cioè al momento in cui cambia il contenuto, cosa faccio? E quello è un po' di codice JavaScript che dovete conoscere, ma sono strutture che si ripetono sempre uguali. Quindi che cosa fa? La funzione set attributes che noi abbiamo passato come argomento alla funzione edit cambia il contenuto del blocco in base a quello che noi abbiamo inserito all'interno dell'editor. Allora, io a questo punto sono andato oltre. Se vogliamo andare all'ultima slide, perché vi lascio i riferimenti. Quindi qui probabilmente ci voleva un'ora, dai. Però, allora, tutto quello che io vi ho detto lo trovate spiegato dettagliatamente in questi due, nel primo articolo pubblicato su Kinsta e in un videocorso che della durata complessiva di circa 2 ore, dove io dico, il videocorso è gratuito, dico esattamente le stesse cose, però con degli esempi e un esempio praticamente funzionante, dove quello che abbiamo visto rapidamente adesso lì è trattato con tutta l'attenzione che merita. Poi tutti i link alle risorse, le possibilità di approfondimento li trovate invece all'interno dell'articolo. L'articolo ovviamente è in italiano e il videocorso in inglese, però se avete bisogno di un confronto, di far quattro chiacchiere, mi trovate su Twitter come Carlo Daniele.